Celebrata da Don Patrizio Fabbri, vicario episcopale della diocesi di Pistoia nel gazebo del dopolavoro ferroviario, si è svolta la messa dedicata ai senza tetto, iniziativa che a pochi giorni dal Natale è stata organizzata dall'associazione Raggi di Speranza in Stazione Onlus. È un impegno che tutti gli anni ci teniamo almeno una volta all'anno di offrirgli una cena al coperto e la Santa Messa, che secondo me è molto ma molto importante, quindi è molto bello condividere questi momenti qui. L'associazione da anni offre nella stazione ferroviaria di Pistoia accoglienza a tanti senza tetto, una quarantina quelli quotidianamente sostenuti in questo modo. Non è il pasto caldo che gli diamo, ma è un reinserimento, quindi piano piano valutiamo un pochino le persone che è possibile inserirle in un percorso. E infatti già 5 sono inseriti in una casa di accoglienza e stanno facendo un bellissimo percorso. Ci sono delle persone che li seguono, c'è una psicoterapeuta, c'è un assistente sociale, c'è un operatore, e quindi stanno facendo un buon percorso per lasciare alle spalle tutto ciò che tanti anni di strada gli ha, insomma, il loro disagio, via il disagio di strada. La bella storia è quella che alcuni senza tetto si sono reinseriti, cioè ci aveva un ragazzo che aveva la moglie con 2 bambini, erano in una casa famiglia, lui dormiva in stazione in un treno, poi piano piano gli si è trovato lavoro, un monolocale, insomma, gli si è arredato questo monolocale, quindi ha riunito la famiglia e ora vive col lavoro e la sua famiglia. Quindi non è, il pasto caldo serve a quello, per avvicinare e sapere conoscere le loro situazioni e vedere come possono aiutarli.